Rassegna stampa di oggi 30 marzo 2018. Cari amici, questa è la prima edizione e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Uffici di presidenza, travaso di voti da Forza Italia al PD e dalla Lega ai 5 Stelle. Di Maio dice così: vitalizi senza scampo. Segni d'intesa in Parlamento durante l'elezione dell'ufficio di presidenza di Montecitorio. Il Carroccio decide di sostenere il candidato dei 5 Stelle, mentre, come risulta al Fatto.it, PD e Forza Italia approvano l'accordo. In contemporanea, nelle elezioni dei vice, il Dem Rosato ottiene 34 voti in più e in contemporanea ne perde il leghista Fontana. Di Maio esulta. Ex spia russo avvelenato, Mosca risponde a USA e Unione Europea. Espelliamo 150 diplomatici. Chiuso consolato di San Pietroburgo. La reazione della Russia alla mossa dei paesi occidentali dopo il caso Skripal, l'ex spia avvelenata in Gran Bretagna. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia provvedimenti speculari nei confronti degli Stati Uniti e degli altri paesi occidentali. La replica dell'amministrazione Trump è stata: non c'è alcuna giustificazione, Mosca non faccia la vittima. Francia, Sarkozy incriminato per nuovo caso di corruzione, cercò di comprare magistrato per avere notizie riservate. L'ex presidente francese avrebbe tentato di influenzare i giudici che stavano indagando sui sospetti finanziamenti illeciti alla sua campagna elettorale. La scorsa settimana era stato fermato per la vicenda dei soldi ricevuti da Mohamed Gheddafi per la campagna del 2017. Roma, metropolitane verso il fallimento. L'amministratore delegato non firma la convenzione con il Campidoglio per ripianare le perdite. Il numero 1, nominato nel dicembre 2016 da Virginia Raggi, chiede da mesi una ricapitalizzazione. Li avrebbe definito altamente svantaggiosi per la società i criteri stringenti imposti dal Dipartimento Mobilità, in base ai quali i soldi verrebbero versati solo alla presentazione di regolare fattura a titolo di compenso per tutte le attività dell'azienda in qualità di prestatrice del servizio richiesto. Investimenti in Iran, nel blitz di Padoan da 5 miliardi di euro. Il prossimo governo rischia di partire con due alleati dell'Italia piuttosto irritati, gli Stati Uniti e soprattutto Israele. Colpa di un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che è pronto per la firma del Premier Paolo Gentiloni, redatto dal Ministro del Tesoro Piercarlo Padoan, che in queste settimane sta facendo di tutto per farlo approvare prima del cambio di esecutivo. Il decreto, che non ha bisogno di passare dal Parlamento, attua un articolo della legge di stabilità 2018 sulla garanzia statale di 5 miliardi per le imprese che investono in Iran. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.